Sì, il centro ricerche marine opera ormai da oltre, direi, 40-45 anni, quindi viene da lontano. Questo venire da lontano ha degli aspetti indubbiamente anche positivi che sono dovuti principalmente al fatto che in tutto questo tempo si sono acquisite esperienze, competenze che debbono decantare ovviamente attraverso lo studio, il lavoro fatto nel periodo medio-lungo. Noi abbiamo vissuto tutto il problema dell'eutrofizzazione, quando si sono verificate le mucillagini con i relativi impatti e così via. Quindi diciamo che il nostro ruolo in materia di controllo, studio di tutte le fenologie sono abbastanza avanzati, nel senso che abbiamo le strumentazioni e, come dicevo prima, anche le competenze per poter affrontare queste eventuali emergenze e dare risposte. Ecco, le attività che il centro sviluppa si basano sostanzialmente su tre assi che riguardano di fatto collaborazione con altri enti che operano all'interno delle strutture del centro ricerche marine. Questi tre enti sono l'ARPA Dafne, che diciamo attraverso il battello oceanografico copre tutta la parte marina, operativa, oceanografica, l'Università di Bologna ha un corso di laurea in acquacultura e genere e produzione ittiche, che quindi ha una funzione formativa nei confronti dei futuri acquacultori, con dei livelli professionali, devo dire, piuttosto all'avanguardia, e infine il Centro Ricerche Marine, che è un po' il proprietario dell'insieme della struttura, che tra l'altro è anche ente di riferimento nazionale indicato dalla Comunità Europea per quanto riguarda il tema delle cosiddette biotossine algali. Spiego che sono le biotossine algali. In mare, nei mari, diciamo, non solo nell'Adriatico, nei mari e negli oceani del mondo, vi è il cosiddetto fitoplancton, che non sono altro che microalghe unicellulari. Bene, come i funghi, anche tra le microalghe vi possono essere specie che producono tossine. Quindi non tutte sono cattive, Non diciamo, tutte, sono alcune. solo poche, diciamo una settantina su oltre 5.000 specie conosciute, tanto per intenderci. Ecco, come queste microalghe possono creare problemi all'uomo? Attraverso l'alimentazione, non certamente nuotando in mezzo al mare dove ci sono questi organismi, eccetera, eccetera, ma bensì attraverso l'alimentazione di cosa? Dei molluschi filtratori, cozze, vongole e altri molluschi di quel genere, vuol dire quegli organismi che traggono la loro alimentazione filtrando l'acqua. Praticamente dall'acqua loro trattengono poi microalghe, che è il loro principale cibo, componenti organiche, particelle e così via, che trattengono all'interno dell'organismo. Bene, se questi organismi, ad esempio i mitili, hanno così pascolato, tra virgolette, in un'acqua con microalghe tossiche, ecco che incamerano all'interno del proprio organismo, attraverso la filtrazione dell'acqua, queste particelle, questi organismi e possono accumulare tossine. Quindi questa è la ricerca principale che voi Esatto, fate ed è per... lì che l'uomo mangiando quel mollusco può avere dei disturbi dovuti a queste, appunto, queste tossine generate dalle microalghe. Disturbi che per quanto riguarda l'area mediterranea si risolvono con disturbi gastrointestinali, mentre in altre parti del mondo, ma per fortuna non nel Mediterraneo, abbiamo tossine che possono anche creare problemi molto più seri, fino a portare alla morte il consumatore. E mi riferisco a tossine che bloccano la muscolatura dell'apparato toracico, diciamo, quindi impediscono alla persona di respirare, con casi, appunto, come dicevo, di morte del consumatore. Però ripeto, nel Mediterraneo questa tipologia di tossine non si è mai verificata. Quindi, grazie proprio ad una attenta sorveglianza degli allevamenti di mitili, noi ne abbiamo 28 davanti all'Emilia-Romagna di allevamenti di cozze, che non vediamo perché sono tutti a 3 miglia, quindi non si vedono dalla linea di costa, bisognerebbe prendere una barca e inoltrarci a quella distanza. Ecco, quindi tenendo sorvegliati quegli allevamenti, monitorando le condizioni delle acque degli vicini allevamenti, ma nei mitili stessi, siamo in grado di vedere se queste cozze, prima di destinarle al consumo e alla commercializzazione, possono avere queste
queste cariche di tossine e quindi riflettersi sulla salute dei consumatori. Ecco, nel caso vi sia risposta positiva, di tanto in tanto succede, perché abbiamo microalghe anche in Adriatico che possono generare tossine che si riflettono su patologie legate a gastroenteriti. Veramente viene bloccato per X numero di giorni, perché poi la cozza, il mitere si autodepura col tempo, fino all'analisi successiva dove si riscontra che il problema è superato, perché si riapre la raccolta e la commercializzazione. Quindi una vera sorveglianza, un presidio. Quindi un'attività di controllo, di sorveglianza. Questa è una delle tante attività che il Centro di Ricerche Marine fa. Poi devo dire che grazie anche a questa integrazione con le altre unità che ricordavo prima, ARPA Emilia Romagna, con la sua struttura oceanografica che è la Daphne, questo mitico battello che naviga nelle acque antistanti della nostra regione, non solo, dal 1977, quindi parecchi anni fa, e poi anche attraverso un rapporto di collaborazione con la corso di laurea dalla facoltà di medicina veterinaria di Bologna, che è appunto il corso di laurea che si tiene lì da noi in acquacultura e igiene delle produzioni ittiche. Quindi ecco, di questo parleremo magari più tardi. Prima di iniziare con le domande, vediamo un breve servizio, come giustamente lei diceva, che riguarda una sintesi della situazione del 2013 delle acque marine dell'Emilia Romagna, fornitaci proprio dall'ARPA Daphne. Sì. Vediamo il servizio e poi torniamo in studio. Il mare Adriatico è caratterizzato da un buono stato ambientale nella maggior parte della costa emiliano-romagnola, a rilevarlo è la struttura oceanografica Daphne. In estate, prevalentemente nell'area settentrionale della costa, si sono verificati fenomeni di eutrofizzazione, carenza di ossigeno a seguito della grande quantità di acqua dolce arrivata in Adriatico dai fiumi padani, e questa è in sintesi la situazione del 2013 delle acque marine dell'Emilia Romagna. L'eutrofizzazione e la contemporanea formazione di ampie zone anossiche non si manifestavano da anni, rileva Daphne, e vanno ad interrompere un trend positivo che aveva caratterizzato le stagioni passate. Pur considerando che questi fenomeni eutrofici hanno cause naturali che contribuiscono ad avere un'area produttiva per pesca e molluschicoltura, va da sé che in alcune aree favoriscano la crescita di alghe, innocue ma sgradevoli per i bagnanti, e la moria degli organismi animali che vivono sui fondali e il loro spiaggiamento. Non sono stati registrati casi di inquinamento e nemmeno fenomeni di affioramento di aggregati mucillaginosi, ma il controllo è sempre costante. Si tratta di andare a quantificare quanti microplastiche sono presenti sulla colonna d'acqua in mare e quante si trovano spiaggiate, che vengono poi riversate sulla spiaggia a seguito di mareggiate. Quindi tutte quelle che attraverso i fiumi mi arrivano a mare, che vengono flottando, trasferite al largo o lungo la spiaggia se poi c'è una mareggiata o sono vicino ai fiumi. Il mio stato d'animo è sempre molto positivo, perché poi lo teniamo sempre sotto controllo, quindi tenendolo sotto controllo possiamo dire che ad oggi il nostro mare si salva ancora e presenta ancora, reagisce a tutte le spinte che comunque subisce, reagisce e ci dà ancora delle soddisfazioni. Parliamo della qualità delle acque marine e ne parliamo con il presidente del Centro Ricerche Marine, Attilio Rinaldi. Allora, presidente, abbiamo visto anche nel servizio, insomma, lo stato ambientale delle acque marine è stato definito buono. Fondamentalmente, insomma, abbiamo un mare che in qualche modo, certo, modo ci rende ancora, no? Ma prima di iniziare e dare un giudizio una risposta alla domanda, occorrerebbe fare una premessa. L'Adriatico è un mare particolare, è molto umorale, nel senso che dipende molto da diversi fattori, tra questi gli apporti fluviali. Le acque dell'Adriatico non sono mai state trasparenti come quelle della Sardegna, della Liguria o altri mari, perché avendo questi apporti che trasferiscono dall'entroterra verso il mare i cosiddetti nutrienti, vale a dire sali di azoto e fosforo, che alimentano il fitoplancton, perché sono organismi vegetali che per crescere hanno bisogno di queste sostanze e che possono raggiungere in quelle condizioni concentrazioni molto elevate, al punto tale da intorbidire l'acqua.
Ecco per questo, ed è per questo che l'acqua dell'Adriatico non è mai trasparente in maniera permanente, ma possono esservi di tanto in tanto queste manifestazioni che io e che noi consideriamo fisiologiche per questo tipo di mare. Altri mari, come dicevo, che non hanno fiumi, che non hanno trasferimento dall'entroterra verso il mare in queste sostanze, sono perennemente trasparenti, eccetera, eccetera. Diciamo che non abbiamo proprio l'acqua cristallina, no, però questo non vuol dire che è più brutto o più bello. Non vuol dire che la qualità è peggiore. È un mare diverso che fisiologicamente ha queste condizioni. Tanto per citare una cosa che viene da lontano, lo stesso D'Annunzio Gabriele, il sommo poeta del nostro paese, definiva l'Adriatico come l'Adriatico verde, non azzurro, verde perché appunto tende ad assumere tonalità che grosso modo hanno quella scala cromatica attorno al verde, perché appunto può essere un mare che si arricchisce di fitoplancton per questo processo. Però se da un lato, e questa è una cosa ancora molto, molto importante, quella condizione non crea acque molto trasparenti, però devo dire che la ricchezza di fitoplancton è il presupposto per la pescosità. Quindi più pesce? Esatto, perché grandi quantità di pesce non sono mai stati pescati nelle acque molto trasparenti. Tutti i mari più pescosi del mondo sono torbidi, perché il fitoplancton è il primo anello della catena alimentare. Il fitoplancton alimenta lo zooplancton e lo zooplancton è la pappa principale dei pesci, soprattutto il pesce azzurro. Quindi crea le condizioni buone per lo sviluppo della... Ed è per questo che l'Adriatico ancora oggi, nonostante che la pesca sia in declino in tutto il mondo, compreso Mediterraneo e Adriatico, è ancora uno dei bacini più pescosi del Mediterraneo, soprattutto in termini di pesce azzurro. E che cosa è che provoca invece le mucillagini? No? Ogni tanto si vedono queste... Le mucillagini, diciamo che non si manifestano più dal 2004 in maniera invasiva. Le abbiamo avute per 9 anni nel periodo 1988-2004, quindi non tutti gli anni, anche in quel periodo, poi dal 2004 ad oggi non si sono più manifestate. È un fenomeno diverso dall'eutrofizzazione, non dipende dagli apporti dei fiumi. È un fenomeno che spesso quando avviene si verifica prima in Croazia e poi attraverso le correnti arriva da noi, si manifesta in Sicilia, si manifesta nel Tirreno, in mari lontani dal Po, lontani dai fiumi. E se andiamo ad analizzare gli eventi e le mucillagini degli ultimi 3 secoli, abbiamo visto che addirittura vi sono testimonianze molto attendibili che risalgono addirittura al 1700, diversi casi nel 1800, tra le più belle da leggere sono quelle di un certo abate Castracane da Rimini, che descrisse un fenomeno all'inizio dell'Ottocento che appunto, e fa ben capire che si trattava di un fenomeno delle mucillagini. Quindi, periodi lontani, diciamo, dall'antropizzazione dell'uomo sul territorio, dalle fonti inquinanti, eccetera, eccetera. Quindi un fenomeno naturale che periodicamente si manifesta. È un fenomeno naturale, quindi non è legato, possibile... Legato più che altro a condizioni meteoclimatiche, oceanografiche, cioè vale dire correnti particolari, stratificazione, tutti fattori difficilmente governabili dall'uomo. Cioè, non è come l'eutrofizzazione che se io lo voglio ridurre agisco sull'azoto e il fosforo e l'eutrofizzazione si riduce. Qui francamente diventa complesso, visto che i cambiamenti climatici sono in atto, visto che intervenire sul clima è estremamente complesso e in tutti i casi intervenire sul clima è un processo che non riguarda la scala locale, riguarda la scala mondiale. Quindi non è possibile programmarli. Esatto. Tra l'altro le mucillagini, è vero, sono devastanti in termini di immagine perché sono brutte da vedersi. Però non sono dannose per l'ambiente, è solo un problema estetico, perché sono brutte da vedersi, eccetera, eccetera. Adesso sono già, come dicevo, dal 2004 che non si vedono, sono già passati quasi 10 anni, chissà, magari i cambiamenti climatici potremmo non vederle ancora per molti anni. Ecco. Di sicuro riappariranno prima o poi, perché come dicevo, dal 1700 che vengono registrati fenomenologie di quel genere, quindi qualcosa che non è nuovo, che appartiene da sempre a questo mare, ma ecco, però è difficilissimo prevedere, anche perché
Noi l'abbiamo studiato molto quel fenomeno, assieme a altri 126 ricercatori e 25 istituti di ricerca. Abbiamo fatto un grosso progetto negli anni dal 97 al 2002, molto serrato, e lo abbiamo decifrato al 70%, c'è ancora un 30% che è da capire su quel fenomeno. Quindi è un fenomeno, diciamo così, ancora, ancora non completamente decifrato. Mentre l'ultrafiltrazione direi che ormai grandi segreti non li ha più, invece come mucillagini segreti ve ne sono ancora tanti. Ecco, ci sono stati dei fenomeni eutrofici nel 2013? Nel 2013 dallo straordinario lavoro della Daphne direi che intanto presidia settimanalmente tutta la costa ed è un caso unico nel Mediterraneo, non abbiamo altri esempi di un presidio così serrato. E i bollettini che emette ARPA Daphne sono sul sito, chiunque li può vedere, li può leggere, riportano anche le mappe oltre che i dati rilevati, il commento ai dati presentati, le mappe di disposizione dei vari parametri, quindi è qualcosa di davvero straordinario. E poi tutti gli anni viene prodotto questo rapporto annuale. Ecco, comunque tornando al 2013, diciamo che il 2013 non è andata benissimo. È andato meglio il 2012, non è andato benissimo perché purtroppo abbiamo avuto delle piene del Po tardive, credo a fine maggio, cose di questo genere, e quando arrivano quei grossi apporti di acqua dolce sappiamo che non è un buon preludio, perché proprio in quel periodo le correnti cambiano e da una corrente discendente si tende ad andare verso una corrente più statica, più ferma. E quindi quell'acqua dolce rimane per lungo periodo, quasi tutta l'estate nelle nostre zone. E proprio quindi seguito, ci sono molte alghe, no? Ma quei soprattutto fenomeni che... Non tanto nel Riminese, il Riminese è andata abbastanza bene. Abbiamo avuto problemi soprattutto da Ravenna in su, l'area del Ferrarese in particolare. Ecco. Ecco, questi sono fenomeni che possono essere così contrastati in qualche modo, soprattutto nei periodi estivi, no? No, assolutamente. Quindi una anche volta, lì non è che possiamo fare molto. No, un momento, voglio essere chiaro. Nel momento in cui il fenomeno si manifesta, in mare non c'è niente da fare, perché non è che puoi intervenire sul mare, sulle microalghe, è assurdo. Però si possono fare delle azioni preventive sugli apporti, cioè vale dire ridurre ulteriormente su scala di bacino padano, perché poi come abbiamo detto in questo caso è proprio stato l'apporto del Po a crearci problemi, quindi il Po drena l'intero bacino padano, no? Che è quell'enorme area che va dalle Alpi a nord e dall'Appennino a sud, quindi quel catino che viene definito come valle padana, come bacino padano. Ecco. Quindi l'intervento che può ulteriormente mitigare, dopo spiego perché ho detto ulteriormente, questi processi va concepito su scala di vasta area. Dicevamo, Presidente, appunto dei fenomeni eutrofici che sono in gran parte causati problemi ambientali, no? Fondamentalmente l'uso di alcune sostanze nelle produzioni chimiche, tutto quello che viene scaricato poi nell'acqua dei fiumi. Sì, più che nelle produzioni chimiche, direi nella vita, nel nostro ordinario vivere, nel senso che l'azoto e il fosforo, che sono gli elementi che innescano le fioriture algali, non sono inquinanti chimici che innescano le fioriture algali, sono sostanze che noi tra l'altro utilizziamo ad esempio in agricoltura, fertilizzando i nostri campi affinché ovviamente quel campo dia una produzione più abbondante. Ecco, una parte di queste sostanze, proprio anche dalla fonte agricola, attraverso le piogge, viene dilavata, va nei fiumi, nei canali, nei fiumi e poi arriva in Adriatico. Oppure attraverso le città, no? Le città magari che sono mal depurate, oggi tutte sono depurate, più o meno, alcune non al 100%, ma quelle diciamo che hanno un grado di depurazione non totale, possono far passare attraverso i loro sistemi fognari ai canali, quindi arrivare nel Po e poi arrivare in Adriatico, una quantità discreta di fosfati e di nitrati. Ecco, quindi queste sostanze, insieme di queste sostanze, generano carichi che durante gli apporti fluviali di una certa importanza arrivano poi in Adriatico. Non arrivano in un mare
con straordinarie capacità di dispersione e diluizione. L'Adriatico è un mare piccolo, poco profondo, con correnti non straordinarie, quindi abbastanza chiuso, quindi arriva in un mare molto sensibile. Ecco. Se noi portiamo molte di queste sostanze, soprattutto nella stagione estiva, possiamo avere qualche problema, soprattutto nelle aree a ridosso del delta del Po. Ecco. Lei che è un biologo anche, no? E secondo lei come insomma, può essere contrastato questo fenomeno, cambiando stile di vita? Non lo so, in che modo si potrebbe diminuire questo effetto? Allora, noi l'abbiamo già fatto come riduzione del fosforo, portando a zero il fosforo nei detersivi, perché il fosforo nei detersivi negli anni 70 era all'8%, è stato portato gradualmente fino allo zero. Dal 1990 i detersivi sono privi di fosfati e questo ha consentito un minor apporto verso il mare, verso i mari italiani, di 10.000 tonnellate all'anno, solo per l'Adriatico 5.000 tonnellate all'anno. E questo ha generato un beneficio, nel senso che i fenomeni che oggi noi abbiamo sono meno estesi e persistenti di quelli degli anni 70. Quindi la situazione è migliorata rispetto agli anni 70 e 80. Diciamo che negli anni 70 il boom del turismo romagnolo, ecco, contrariamente a quello che si possa credere, l'acqua diciamo che non era in condizioni allora migliori di quello che è adesso. No, assolutamente. Gli anni 70 e 80 avevamo dei fenomeni molto molto estesi, persistenti, con dei seri problemi e ricadute sull'ambiente. Perché poi il fenomeno dell'eutrofizzazione, nei fenomeni estivi, non creano solo colorazioni anomale delle acque, quindi non è che il tutto si ferma a una questione estetica. In estate, quando l'acqua è molto calda e magari abbiamo stratificazione, a dire acque dolci in superficie più salate sul fondo, una condizione che impedisce gli scambi con l'atmosfera, così via, sul fondo si possono generare, proprio per l'apporto organico delle microalghe che muoiono e vanno sul fondo, quantità di sostanze organiche che per essere degradate dai batteri naturali che sono in mare, richiedono grosse quantità di ossigeno. E l'ossigeno può venire meno nelle acque di fondo con la formazione di anossia, vorrei dire mancanza di ossigeno nelle acque di fondo. Quindi questo influisce poi sulle coltivazioni, sulla vita marina. Degli animali di fondo, perché come noi respiriamo utilizzando l'ossigeno nell'aria, i pesci, i molluschi, i crostacei, anche loro respirano attraverso le branchie, utilizzando l'ossigeno sciolto presente nell'acqua. Ecco, se l'ossigeno sciolto presente nell'acqua viene meno, è come se a noi venisse meno l'ossigeno nell'aria, noi moriremo per asfissia. E lo stesso si verifica di tanto in tanto anche in mare a seguito appunto dei fenomeni di eutrofizzazione. Quindi si hanno morie di organismi di fondo, con spiaggiamenti di pesce e cose di quel genere, e danni diciamo all'ecosistema bentonico marino di fondo. Ecco, questo è l'aspetto forse più preoccupante dell'eutrofizzazione. Però, ripeto, se noi guardiamo i fenomeni di anossia di questi anni e li confrontiamo con quelli degli anni 70-80, devo dire che negli ultimi decenni la situazione è migliorata e abbiamo molto meno estesi rispetto a quel periodo. Abbiamo ancora momenti di crisi, ma non sono così estese e persistenti come quelli degli anni 70-80. Ecco, voi tenete anche sotto controllo l'inquinamento delle acque, che cosa ci può dire? Come... Sì, la parte operativa oceanografica che viene svolta da ARPA controlla periodicamente anche gli inquinanti, quelli legati a molecole di sintesi prodotte sempre dall'uomo per le sue esigenze. Leggi pesticidi, radiocontaminanti, policlorobifenili, diossine e tutta un'altra serie di cose che sono molto tossiche e pericolose che possono finire nelle acque e ovviamente arrivare al mare. Ecco, dalle analisi che vengono fatte sui sedimenti e sugli organismi e anche sull'acqua, emerge una condizione, il livello di inquinamento di queste tre matrici, sedimenti, pesci, molluschi e acqua, non rilevante, paragonabile ad altri siti dei mari del Mediterraneo. Cioè, ad esempio, in Tirreno noi abbiamo concentrazioni
più basse rispetto alle nostre che abbiamo in Adriatico, insomma, sono nell'ordine, nello stesso ordine. Diciamo grandezza. Che siamo ancora nella norma, quindi si siamo, può dire così. Sì, non abbiamo dei livelli di inquinamento molto preoccupanti in mare. Ecco. Questo poi forse mare, è una buona notizia, no? Per sì, un mare certo. piccolo come il nostro. Sì, però il mare, nonostante sia piccolo, ha sempre volumi di acqua abbastanza, per cui hai anche un processo di diluizione, di dispersione attraverso le correnti, eccetera, eccetera. Nel fiume la situazione è un po' più critica, indubbiamente, perché il fiume ha poca acqua, tende a, ovviamente, a, soprattutto nei momenti in cui c'è poco apporto, quindi nei momenti in cui è fermo, ovviamente se vai a misurare inquinanti nei fiumi puoi avere concentrazioni indubbiamente più elevate, ma questo è un problema di scala mondiale, nei territori antropizzati dove è popolazione consistente. Che cosa possiamo dire riassumendo sulle condizioni del ma nostro riassumendo, mare? Riassumendo, io credo si possa dire una cosa molto importante, questa è l'area di mare più monitorata e studiata tra di tutto il Mediterraneo. È difficilissimo che ci sfugga un fenomeno, un processo in atto, perché grazie soprattutto al lavoro della Daphne così siamo sempre in mare.